Beh, non è male, quei 30 secondi finali sulla stufa hanno fatto il loro dovere. Cioè, insomma, sì, ti capisco. Buongiorno. Notte numero 2 senza dormire. Non si vede neanche dalla mia faccia, eh. Vero, non ho le occhiaie. Il mio corpo si sta adattando alla mancanza di sonno. E intanto il signorino qua dov'è? A dormire. Stanotte a un certo punto alle 4:30, non mi ricordo, ho detto ok basta, sono venuta a dormire sul divano. Però è sceso anche lui. All'inizio è sceso solo Eddie e ha iniziato a far casino. L'ho sgridato, si è offeso e è andato su. È sceso Cookie. Ho detto Cookie, io devo dormire. Mi devi far dormire. Allora ci siamo sdraiati, si è appallottolato, abbiamo dormito un paio d'ore forse. Tranquilli. Rilassati, cioè proprio crollati. Poi sono andata su, ho detto va, fammi dormire ancora un'oretta nel letto perché ero congelatissima a stare qua. Niente. Su non dorme. So cosa fare, stasera gli porto sui feromoni, magari non sente l'effetto dei feromoni essendo qua. E vediamo se va meglio, perché non ce la facciamo più veramente. Mio marito ha dormito perché ho cercato di tenerlo tranquillo, a meno far dormire lui. Però io sono in coma, veramente. Io se mi togli il sonno i carboidrati non ci sono più. Stasera oggi ti faccio un bel piatto di pasta. Infatti ho chiesto. Balissa. Come si chiama? Ho fatto il caffè con la moca. 2 ore per fare il caffè con la moca sull'induzione. Porca miseria che non viene. Bisogna mettere il pentolino accanto. Alla fine ho detto ma c'avevo la stufa accesa. Messo la stufa, pochi secondi è uscito. Fa schifo l'induzione per fare il caffè. Io so che alcuni lo fanno, ma noi su due nessuno l'ha fatto. Non sono abituata al caffè della moca, non è che mi fa impazzire, sono abituata al mio caffè solubile, che è più buono. Qualcuno mi insulterà, ma il caffè della moca a me e a mio marito viene una schifezza, per quello che non ci piace. Questa volta è venuto buono. È venuto un po' più buono, ma secondo me quello poco tempo sulla stufa l'ha migliorato. No, perché di solito io metto e presso. Ma sei fuori! Sì, di solito faccio così. E invece stavolta l'ho messo un pochettino meno di quello che arriva a livello e poi l'ho preso. Ma non si presta, io la primissima volta mia mamma mi fa fai il caffè, tu dai così impari. Io va bene, io pressavo, ma tanto ha fatto. Faceva fatica a uscire, non usciva più. Petrolio. Vedevo che usciva. Sì, petrolio era nero. Mia mamma fa no, sto caffè è meglio non bere. Anche mio vicino, la prima volta che l'ha fatto, mia mamma va che c'era il mio vicino. Mia mamma, ma cos'è? Ma il caffè era denso, sì, viene... la cioccolata calda. Sì, è vero. E vabbè. Vabbè, la prima volta, dai, ci sta. Vabbè, niente, adesso noi, io, anche lui si è fatto il caffè. Secondo me anche a Eddie servirebbe un caffè, ma i miei capelli fanno tutti così. È vero. Vanno tutti in alto. Adesso ti vedi questo video qua che fai così a muzzo. Ma perché vado? I capelli, questo. Sì, no, allora, se arrivate qua per la prima volta, sono pazza. Ma sono 2 notti che non dormo, anche più di realtà. 2 notti che è proprio zero, a parte quelle 2 ore, forse 2 ore stamattina. Perché il Cookie non ci fa dormire. Il Cookie, per chi non lo conosce, perché è la prima volta che arriva qua, è il signorino che adesso è qua sotto. È il signorino qua. Il signorino qua. Che non ci fa dormire la notte, poi di giorno lui recupera e si mette a dormire. Solo che io non è che posso tenere fuori casa 12 ore. Non ce la faccio a stare 12 ore. Cosa faccio 12 ore fuori casa? A un certo punto mi scappa la pipì e come faccio? Quindi non riesco a tenerlo sveglio, provo a farlo giocare. Provo, non lo so, provo di tutto, ma niente, non ci riesco. E alla fine
si addormenta, perché anche io mi ho la presa, ho altro da fare. Tinino, c'hai sonno anche tu? Piccola palletta, sei una palletta. Ma quanto sei bello. C'hai la congiuntivite. Ok, allora cerco di darmi una sistemata. Con questa luce si vedono le occhiaie. Comunque ho deciso che mi faccio crescere i capelli, voglio di nuovo i capelli lunghissimi fino al sedere, voglio vedere quanto dura. Appena arrivano qua non li sopporterò, perché già lo so, mi conosco. Però io li ho avuti lunghi, lunghi fino al sedere. Praticamente mi devo prendere la giornata per lavare i capelli, un incubo. Era più il tempo che li tenevo legati che il tempo che riuscivo a tenerli sciolti, perché... un disastro, dormivo facendo attenzione ai capelli. Lasciamo perdere, va. Anche perché io, in teoria, questo weekend, oggi, più che altro, dovrei, cioè, non posso non fare niente. Devo girare anche i video per l'altro canale. Quello di Uncinetto. Per chi non lo sa, si chiama Magic Crochet. Metterò il link sotto. E... devo girarli, perché io fino a... domani, che è domenica 25, li ho già fatti, li ho fatti tutti a gennaio. Però adesso devo rifarne altri. Questo febbraio non mi è piaciuto. È stato, cioè, non lo so, di solito gennaio è brutto. Però questa volta è stato febbraio, quello brutto. Non so perché, sono stata molto stanca. Sono scarichissima. Vabbè, molto meglio di così non si può fare. Poi con sta luce, qua dietro c'è Eddie, questo coso nero è Eddie, perché dove ci sono io c'è Eddie. Quindi oggi devo per forza far qualcosa. Per stamattina cercherò di andare un po' calma perché mi c'era la testa. Un po' per via del ciclo, ma un po' anche per il fatto di non dormire. E anche perché se non dormo mi viene fame durante la notte. Però io non mangio durante la notte. E quindi poi comincia a venire calo di zuccheri, tutte queste rotture di palle. Che palle! E quindi la mattina mi gira tanto la testa, però dopo pranzo mi riprendo, perché mangio. Cioè io la mattina se sto così non riesco neanche a mangiare, so che fare una bella colazione mi aiuterebbe, ma proprio non ci riesco, ho la nausea e non ci riesco. Voglio comprarmi l'eyeliner, vorrei comprarmi in realtà... sì, ho una matita nera waterproof, perché ne avevo una buonissima dell'Avon anni fa. E la mettevo e stava lì. E si struccava, non era un problema struccarla. Ed era ottima. E, madonna, ma che ho fatto? Mamma mia, ma perché? No, vabbè. Dovrei evitare di truccarmi quando non dormo. Vabbè, basta, va. Non peggioriamo la situazione. Tra l'altro non metto neanche il mascara perché piango sempre durante il giorno a causa della cavolo di allergia agli acri. E se mettessi il mascara praticamente sarei un panda 24 ore su 24. Lo metto ogni tanto quando esco così. E mi dispiace perché io il mascara per me era proprio fondamentale. Lo adoravo, me ne prendevo uno
Allora, Kiko, che praticamente aveva lo scovolino tipo in silicone e faceva delle ciglia pazzesche, bellissime, e il mascara cambia proprio lo sguardo, capelli. Però da quando ho l'allergia così non riesco più a usarlo. Da quando sono in qua in Liguria per me è un incubo. Non so cosa è cambiato, ma non riesco più a truccarmi perché appena metto qualcosa comincio a piangere. Infatti mi ricordo uno dei primissimi giorni che ero qua, mi ero tutta truccata, ho fatto tutto il mio solito trucco, facevo tipo uno smoky con il grigio, no scusate, marrone, cose così. Esco di casa e inizio a piangere, infatti ho detto vabbè ci sarà qualche pianta che mi provoca allergia che a Milano non c'era, l'unica spiegazione. Però non mi è venuta fuori nessuna allergia alle piante, solo agli acari. Gli acari liguri sono più stronzi? Boh. O forse mia mamma riusciva a fare fuori gli acari meglio di me? È un acaro killer? Non lo so, può anche essere. Sì, sicuramente. Può essere, sì. Sicuramente che mia mamma che riesce a far fuori gli acari meglio di me. È di bello? Anche Eddie è scazzatissimo, è stanco anche lui perché anche lui alla fine non dorme. Eddie è uno che dorme, è uno che ha bisogno tanto di dormire anche lui, però Cuchino lo fa dormire quindi è un po' sclerato anche lui. Cioè è nervoso, è stanco, si vede che ha sonno. Vabbè, niente, dai, adesso vado a fare le mie cose con calma. Faccio il letto, sistemo un po'. Laggiù credo che stia piovendo. Mi sa che sta arrivando anche qua. Bimbi, sta arrivando la pioggia. Non c'era niente allora. Fa un freddo oggi. Mamma mia, dopo i giorni caldi che ci sono stati, si sente ancora di più. Ma proprio fa tanto freddo, eh. E io non ho messo il giubbino pensando che fosse come gli altri giorni. E invece no. Fa veramente tanto freddo. Ma sembra che ho l'illuminante. No, solo la luce. Era pioggia, avevo ragione. Ha iniziato a piovigginare. E lì sembra che stia proprio venendo un diluvio. Adesso vi faccio vedere e poi andiamo di corsa a casa. Cioè, lì si vede quelle specie di nuvole. Qui non sono solo nuvole, quella parte che scende è proprio pioggia. E si vede che è tanta. Così non è molto comodo, eh. Se mi fai il favore di girarti. Dai, girati. No, eh. Non si mangiano. Eddie. No, no, no. Thank you.
Ti devo mettere anche le scarpe sopra le ciabatte? No, ovviamente. Ho freddo, mi sono congelata. Ma io ti comprerò quelle bugliotte a ciabatte. Ma guarda, vai, aspetta, va bene? Ma che incredibile, ma Cookie, Cookie, vabbè, niente, si è nascosto, non lo vedete, vero? Vero che non si vede? Non si vede più il Cookie, chissà dov'è il Cookie, dov'è il Cookie? E dov'è Cookie? Cookie? Cookie Cookie? Non c'è più Cookie. Oh, è serio, non muove neanche la coda. E Cookie? No, adesso lui ha sonno perché non ha dormito. Che fa un sacco ridere. Che scemotto. Cookino! Cookino! No, vabbè. Oh, è uscito. Oh, eccolo! Faccia triste. Lascio qua così ci serve a te. Buonasera. È arrivato il momento di concludere il video. Sono le 7:30. Io adesso mi mangio la pizza. Diciamo che il sabato sera la pizza ci sta, no? Ah, la pizza è piccina, ma abbiamo mangiato anche delle pizzette fritte che mio marito ha fatto la video ricetta per imparare vivendo, visto che ci è stata chiesta tante volte, e finalmente l'ha fatta, erano molto buone. Questa pizza semplicissima con il sugo con l'origano e tanto vogliono e i capperi. Chi mi segue da un po' sa che io adoro i capperi. Assaggiamo. È sottile perché te la vuoi sottile, non ha cornicioni, non ha niente. Sì, vabbè, a me piace sottile, senza bordo. E con l'olio crudo. Infatti preferisco non ci sia olio sotto, cotta sulla carta forno, così posso mettere l'olio crudo. Sia di gusto la preferisco così, ma anche per digestione, cioè nel senso se faccio una pizza troppo unta così non la digerisco. Infatti oggi mangiando quelle pizzette fritte me la sono rischiata tantissimo. Vedremo. Tanto è probabile che mi aspetti un'altra notte in bianco, perché qualcuno qua si sta già agitando. Poi i capperi sono salati. Ho messo a lavare con l'acqua. Sti capperi qua. L'acqua caldissima, bollente. Forse è meglio sciacquare anche. Vabbè, fa niente. Comunque buona. Niente, adesso io vi saluto. Così posso poi, dopo che ho finito di mangiare, montare il video e pubblicarlo.
Così domani mi dedicherò a fare i video per l'altro canale, il canale di Uncinetto, perché oggi non li ho fatti. Perché io stamattina l'ho detta sta cosa, ma no, se sto facendo un video per questo canale non posso fare anche i video per gli altri, non ci stanno. Ma ero fusa, non sapevo quello che stavo dicendo. Quindi domani, che è domenica, sarà un'altra giornata dedicata a quei video lì. Spero che non ci sia un tempo troppo grigio e brutto, perché altrimenti non c'è luce e non si vede niente. E io non ho luci buone in casa, da dire accendo delle luci buone. Quindi vediamo. Al massimo farò altri tipi di video, perché ho in mente altri tipi di video e slitterò ancora con il corso, che è saltato per 2 settimane di fila il corso, e perché ho fatto altri tipi di video, però ho fatto quello che sono riuscita a fare. E vabbè, comunque non vi preoccupate se state seguendo il corso di Uncinetto, perché il prossimo ci sarà la mezza maglia alta, al massimo, se non riesco proprio domani, in settimana, appena c'è un giorno di sole, mi prendo un po' di tempo per girare quello e poi faccio tutti i miei cambi, sostituisco e vedo cosa riesco a fare. Niente, cose che non... In realtà voi godetevi i video, questa parte incasinata è solo roba mia. Niente, vi ringrazio comunque per aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!